l'incontro che segue è nella sezione intitolata Radici, che è una sezione che vuole andare alla ricerca di quelle radici che poi ci servono per avere le basi per il futuro. Non si può parlare di futuro se non si hanno radici, come ci hanno spiegato ieri sera per esempio Ernesto Galli della Loggia, come ci ha spiegato altrettanto bene Marco Ogé nei due incontri che abbiamo fatto. Quindi avere radici è fondamentale per avere un futuro. Nella persona di Salvatore Giannella, che oltre che essere un mio amico da tanti anni, che io stimo e apprezzo, è un grande giornalista. Un giornalista che ha diretto nella sua vita grandi giornali, come l'Europeo, e ho detto tutto, come Genius, come l'Airone, un giornale mitico, insomma, che ha fondato in Italia diciamo il dibattito nazionale sul rapporto corretto con la natura e con i buoni comportamenti ecologici. Quindi grandi storie personali. Poi è stato caporedattore di Oggi, ha seguito per Oggi Cultura e Scienza, ancora collabora con Oggi avendo una rubrica sua molto seguita, ha un canale che vi prego di seguire per quelli che sono molto attenti a internet, che si chiama Giannella Channel, ed è un posto dove si trovano parecchie informazioni su ciò che cambia in Italia, nel mondo, di prima mano, perché Salvatore Giannella è un grande osservatore di ciò che appartiene al nuovo, insomma, agli orizzonti futuri, ed è per questo che è qui con noi. Ma è anche un attento conoscitore e osservatore dei nostri comportamenti rispetto al nostro passato. E oggi i due libri che presentiamo, che vi faccio vedere in copertina, uno si chiama Salvataggio, gli eroi sconosciuti che hanno salvato l'arte dalle guerre, eccolo, Chiare Lettere editore, prima ancora il libro che poi sarà l'ultimo che invece affronteremo nella nostra chiacchierata, sempre con Chiare Lettere, La voglia di cambiare, un viaggio, seguiamo l'esempio degli altri paesi europei. Spesso parliamo di Europa retoricamente, ma non ne conosciamo i punti più avanzati, e invece questo libro ci conduce per mano ad andare a indagare quegli esempi, quei modelli, quelle situazioni che in Europa vanno viste come punti di riferimento. Certo, poi non bisogna assolutamente essere una colonia dell'Europa, insomma, noi italiani abbiamo tante cose, nonostante i nostri difetti, i nostri ritardi, tante cose da insegnare al resto d'Europa, però guardiamo anche all'Europa che fa meglio di noi, insomma, senza fare gerarchie e classifiche, ma guardando quello che c'è di buono e che bisogna imparare, che bisogna imitare nel sistema europeo. Voi pensate che un film come quello che di recente Clooney ha dedicato a chi ha salvato i monumenti in Italia e in Europa, i cosiddetti Monument Men, sia una novità assoluta? Io vi voglio intanto dire che Salvatore Giannella di queste cose parlava 20 anni fa, 15 anni fa sicuramente, adesso 20 sono troppi, ma tra 15 e 20, quindi facciamo una media, 18. 18 anni fa Salvatore si è occupato di chi ha salvato l'arte dalla guerra, e quindi non è un libro che guarda solo l'attualità. Uno può pensare, uscito il film, un grande giornalista ha fatto un libro. Qui le cose si invertono, qui c'è un grande giornalista che parlava di queste cose 18 anni fa, e poi 18 anni dopo la cinematografia americana ha scoperto il tema e ne ha fatto un film non bellissimo a dire la verità, però interessante. Va anche premiato Clooney per questa, diciamo, anche questo coraggio di aver fatto un film su un tema che sicuramente non è tra i più popolari. Salvare l'arte, voi sapete, insomma, che se pensiamo a questo paese, a come tratta la cultura, non è certamente un tema della grande opinione pubblica americana, insomma, quindi averlo fatto è sicuramente un merito. E io smetto di fare questa introduzione perché ho parlato anche troppo, poi fra l'altro altre domande via via a Salvatore, ma gli chiedo
insomma, come nasce questo libro? È Chiare Lettere che ti chiede di fare un libro? Sei tu che arrivi a farlo per un'esigenza personale? E soprattutto, rispetto a quello che facevi 18 anni fa, questo libro cosa aggiunge? Secondo me molto, ma l'intuizione viene da lontano. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Grazie Gino per queste tue generose parole. L'intuizione viene da lontano e viene dalle Marche, intanto. Viene dalle Marche perché 18 anni fa io ero in visita alla Rocca di Sasso Corvaro tra Pesaro e Urbino e in una stanza di quel straordinario monumento di architettura militare c'era ai piedi della finestra una targhetta in legno avvolta da una ragnatela che un ragno molto bravo aveva già ricoperto con efficacia. E ricordo la sensazione persino tattile nel farmi strada per arrivare a questo tassello su cui erano scritte delle parole con una lettera 22 Olivetti, tutte in maiuscolo. C'era scritto: in queste stanze hanno trovato ricovero e salvezza durante la Seconda Guerra Mondiale quasi 10.000 capolavori dell'arte italiana. Punto. E basta. Capirete che per un cronista quattro righe del genere costituiscono quelle che si chiamano un'iniezione di adrenalina, ma molto forte. Ero con Tonino Guerra. E Tonino, che pure con il suo cinema immaginifico e culturalmente avanzato ne ha visto, è rimasto lui stesso di stucco. Dice: sai, abito a pochi chilometri da qui, a Pennabilli, e non avevo mai sentito di questa pagina di storia segreta. Insomma, avrete capito come va a finire. Cioè, io comincio a scovare il retroscena di questo ricovero, di questa salvezza, scopro che, pensate com'è infinitamente bello il mondo, scopro che l'autore del salvataggio è il maestro di Tonino Guerra all'Università di Urbino, Pasquale Rotondi, cioè uno che ha insegnato arte a Tonino, tanto che a un certo punto mi diceva, me lo vedevo arrivare da Palazzo Ducale, zampettava come fosse un uccellino così leggero e veniva ad insegnare a noi. Sono andato a Genova a trovare sua figlia e fortunatamente sua figlia mi ha donato una copia del suo diario che lui aveva fatto per i suoi nipoti e basta. Ora capite bene che già questa è una cosa che vi dovrebbe suonare d'allarme. Cioè, in un paese museo dove Eisenhower manda a dire ai suoi ufficiali: vi raccomando, andate a combattere in un paese che non è normale, è un paese che è stato padre e madre della civiltà del mondo, quindi qualsiasi atto di negligenza, fermo restando l'attenzione primaria alla vita dei soldati, però qualsiasi atto di negligenza nei confronti di un monumento, di un museo, di una chiesa, persino di una fonte battesimale, sarà severamente punito. Andate a combattere in un paese museo. Ebbene, dicevo, in questo paese museo può capitare che un'operazione come quella messa in piedi da Pasquale Rotondi, cioè ben 6.509 pezzi del patrimonio artistico italiano, molti dei quali di valore mondiale, le prime 25 righe del suo diario, ogni riga farebbero la fortuna di un paese. La tempesta del Giorgione, il tesoro di San Marco, lo sposalizio della Vergine, il volto anonimo di marinaio di Antonello da Messina e così via. Sono 6.509. Ebbene, già questo è un segno di un paese che tanto normale non è, perché aver lasciato
per 50 anni in silenzio questa pagina straordinaria della storia non è di un paese che sa comunicare. Poi è successo tutto, uno di seguito all'altro. Per esempio, ho fatto allora quel primo libro che vedete qui e che non ho trovato un editore, ma tanto era la forza di questa storia che l'ho pubblicata a mie spese. Siamo arrivati a 4.000 copie del libro venduto. L'Arca dell'Arte, con il diario e con altre cose molto belle. Mi sono servito anche di illustratori di Bell'Italia e di Airone, con cui avevo collaborato in passato. È venuta fuori un'opera straordinaria, vi assicuro. Ebbene, è venuto fuori anche un film. È venuto fuori un film e mi verrebbe da dire, è venuto fuori un film che, oltre ad essere premiato da Ciampi quale miglior film dedicato all'arte italiana, ha vinto molti premi nei festival in giro nel mondo, Toronto, Singapore, eccetera. Ma, caro Gino, ho scoperto che è stato visto anche a Hollywood. Sì, da lì sono partiti. 2009, Giovanni Minoli porta la settimana per la creatività italiana, porta a Los Angeles e quindi a Hollywood, porta la lista di Pasquale Rotondi, girata tutta a Sasso Corvaro, con i protagonisti solo Pasquale Rotondi, professionista. Tutti gli altri sono gli abitanti di questo piccolo borgo di 4.000 abitanti. Ora, capite bene che qui, signori, ci si deve interrogare. Qui non si tratta solo di aver trascurato il passato. Qui si sta trascurando il futuro, e soprattutto il futuro di queste terre. E ve lo spiegherò con 2 o 3 cifre, non con l'ideologia o qualcosa. Le 2 o 3 cifre sono queste. L'Italia è la prima potenza culturale del pianeta, anche se molti non lo sanno. Ce lo dice il patrimonio mondiale dell'UNESCO, perché abbiamo il più alto numero di siti inclusi nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le Marche, quindi scendiamo di scala, le Marche hanno il più alto numero di monumenti e di beni artistici e culturali d'Italia. Su 246 comuni, all'epoca recensì questi comuni uno per uno, sono 234 i luoghi di interesse culturali tra Gabice e San Benedetto del Tronto, senza contare le 315 biblioteche, i 163 santuari, i 56 castelli, i 70 teatri storici. Secondo record. Terzo record. A New York, il direttore del MoMA, il Museum of Modern Art, Daniel Berger, mi ha detto che il record dei visitatori paganti di una mostra negli ultimi 20 anni è stato ottenuto dalla mostra Lo studiolo del Montefeltro, così, in italiano, che molti penseranno che sia lo studiolo di Palazzo Ducale, invece è lo studiolo copia del Palazzo Ducale, sì, quello di Gubbio. Di Gubbio. Mm. Ebbene, 2.200.000 visitatori paganti. Beh, se mettete insieme queste 3 immagini, record del mondo per l'Italia, record delle Marche all'interno dell'Italia, record dei visitatori allo studiolo del Montefeltro, record della massima concentrazione di arte mai messa insieme nella storia dell'umanità nel Montefeltro, a Sasso Corvaro e Carpegna, voi crederete di essere nella prima potenza mondiale nella Terra, che è prima potenza mondiale del pianeta. Ebbene, il premio Rotondi, che premia da 18 anni i salvatori dell'arte, nell'anno in cui Hollywood celebra i Monuments Men con il film più costoso della sua storia, 52 milioni di dollari, il premio Rotondi, che l'anno scorso, grazie ad una legge approvata all'unanimità dal Parlamento, ha avuto 10.000 euro di sostentamento, quest'anno ha avuto 0 euro. E si deve sperare nella
nel cuore, nel buon cuore della regione, se prossimamente ci sarà un piccolo fondo per farlo. E allora capite bene, cari amici, che qui c'è una cabina di regia che non funziona. È quella cabina di regia che ci riporta a quelle immagini della cultura non dà da mangiare, è quella cabina di regia che ci riporta alla decisione di togliere la geografia dalle scuole nel momento in cui il mondo ti diventa vicino, nel momento in cui mia figlia va ad aprire un'agenzia giornalistica a Hong Kong, nel momento in cui mio figlio va a lavorare in Olanda, e noi togliamo la geografia, ma togliamo anche la storia dell'arte. All'Istituto del Turismo a Rimini mi è capitato di presentare il mio libro e il professore con grande disagio ha detto: ma noi non facciamo arte perché è stata abolita l'arte. È stata abolita l'arte nella terra che è al primo posto nel turismo europeo, al secondo nel mondo. È stata abolita capite bene che noi non stiamo preparando i nostri figli a gestire questo patrimonio. Attenzione, perché la bellezza, quella che molti vi propinano con la frase di Dostoevsky, ripresa da molti, anche da Tonino Guerra, cioè la bellezza ci salverà, ma la bellezza ha bisogno di un aiuto. Non è che la bellezza si mette lì e dice: aspettiamo, i bronzi di Riace sono costati 32 milioni il museo, ha incassato 840 euro quest'anno. Capite bene che se non c'è un appoggio forte nella comunicazione in modo particolare, ma se non c'è quell'alleanza, quella sinergia tra i soprintendenti che devono badare sì alla conservazione ma anche alla valorizzazione, soprintendenti, architetti e tecnici della comunicazione, è un tridente che ho visto. Ecco l'emulazione, caro Gino. Alla fine stai spiegando al nostro pubblico che dobbiamo avere paura della pace più che della guerra per l'arte, no? Che senso, insomma, che tutto questo avviene in una situazione di pace. Il libro tuo racconta storie di opere straordinarie, da quella dell'Asia a quella dell'Europa, salvate da guerre recenti e meno recenti. Però non è che la pace ci permetta poi di essere più tranquilli sullo stato del patrimonio. Caro Gino, nella guerra si è visto che persino i ministri del governo fascista, avendo un Mussolini che, quando viene Hitler a visitare gli Uffizi, e Hitler pensava a Firenze agli Uffizi come il modello per la sua Linz, dove aveva ambientato il suo Führer Museum, che doveva essere il museo più bello del mondo. Ecco, quando gli affianco Hitler, il cronista della Nazione, accenna ad una battuta di Mussolini che dice a Bottaio: cazzo, quanti quadri qui, come se avesse voluto che la visita durasse poco, invece questi si succedevano stanze dopo stanza, incredibilmente, centinaia di capolavori, e Mussolini dice: ma che ragazzi, tanto che Bottai è costretto a mandare delle lettere: caro Duce, qui ci stanno portando via tutto, almeno chiediamo che ci mandino delle loro opere, se no abbiamo i musei vuoti. Questo è Bottai. Il successore di Bottai, il ministro Biggini, ex rettore della Normale di Pisa, è un documento straordinario che ho trovato qui, e si deve inventare un refuso in un telegramma per poter permettere a Rotondi di poter completare l'operazione salvataggio. È una pagina bellissima di storia questa qui che emerge dal libro, perché Biggini chiama a gennaio tutti i soprintendenti italiani per il 7 di gennaio a riferire a Padova, nella sua sede, quali sono i capolavori in loro possesso e di non muoverli perché vuole avere il quadro fermo della... Ebbene, tutti ricevono il telegramma con il 7 gennaio indicato come data dell'audizione del ministro, tranne Rotondi, a cui arriva il telegramma con il 7 febbraio. Infatti c'è Pacchioni da Milano, c'è l'altro da Venezia che telefona a Rotondi e dice: perché tu non vieni? Ma io, per la verità, il mio telegramma dice 7 febbraio. Ah, forse con te ha voluto fare un'eccezione per parlare più in profondità. Quando i 70 soprintendenti vengono mandati a casa, in realtà Rotondi
capisce che sta arrivando un momento difficile per la sua impresa, allora chiama Lavagnino da Roma e mette in piedi tutta l'operazione che porterà a trasferire le opere dello Stato, non delle Marche, quelle delle Marche restano lì, le porterà a trasferire in Vaticano. Quando arriva il 7 di febbraio, arriva a Padova, l'assistente del ministro Biggini lo accoglie con irritazione. E lei cosa fa qui? E come? Doveva essere il 7 gennaio. Ma lo sa che questo è un atto di disubbidienza che può costarle caro? Dice, ma guardi, oh, io ho il telegramma, 7 febbraio. Lui, di fronte al telegramma, arretra, dice attendo un attimo, va dal ministro quasi a dire, c'è lì il soprintendente di Urbino, effettivamente il telegramma dice 7 febbraio, lo faccia entrare, Biggini, lo fa entrare, insomma se ne esce Pasquale Rotondi con Biggini che gli dice mi faccia avere l'elenco di tutte le sue opere. Biggini muore in un convento a Milano di tumore, si era nascosto a Milano durante la fine della guerra e nel suo testamento trovo due righe straordinarie. Cioè trovo che dice a me piacerebbe soltanto che fossi ricordato come uno che ha contribuito a salvare il patrimonio artistico d'Italia. E allora pensate bene questa cosa qui. Ho parlato con i suoi discendenti a Sarzana, gli ho detto ma c'è qualche cosa altro che voi avete? Sì, qui ci sono le carte, può leggerle. All'improvviso viene fuori un telegramma di congratulazioni per il lavoro che Rotondi sta facendo prima dei telegrammi del 7 gennaio. Quindi Biggini sa, perché gli ha mandato il telegramma, mio compiacimento per l'opera meritoria che lei sta portando avanti. Biggini sa che Rotondi ha in mano la più grande concentrazione di opere d'arte italiane. Gli ha mandato il telegramma di compiacimento e poi gli fa arrivare un telegramma dove c'è un errore. Ma è un errore o è voluto? E quelle due righe del testamento fanno pensare ad una strategia formidabilmente utile da parte dell'ex rettore della Normale. Quello che quando viene chiamato da Pavolini, che gli dice, il braccio destro di Mussolini, che gli dice, lui a Londra in visita ufficiale, caro Biggini, le comunico che il Duce ha scelto lei come ministro dell'educazione nazionale. Ha il coraggio di rispondere, intanto dica al Duce di chiamarmi lui. E poi vediamo. Perché, ecco, poi subordinato. Capite? Proviamo a raccontare qualche storia più recente, insomma, di guerra e di distruzione di opere d'arte, magari non italiana, che riporti nel libro, insomma, una però, di quelle... Allora, caro Gino, qui noi siamo a Futura. Siamo in un posto dove, come succede raramente in Italia, si parla di scenari, si parla... Poi ci arriveremo alla fine. Si parla di scenari possibili, di cultura, di alta tecnologia e non di maghi e fattucchiere che purtroppo a Torino hanno superato di gran lunga il fatturato della Fiat già da molti anni. Cioè si parla di una materia che sarebbe bello che venisse rinforzata qui in questo angolo riparato dell'Italia, cioè un modo per far diventare il futuro più amico, perché noi oggi stiamo vivendo una grande crisi che è quella della defuturizzazione. Pensa, il fatto che molte donne non fanno figli è dovuto a questo, me lo diceva un sociologo molto attento, che mi diceva appunto le conseguenze della defuturizzazione si vedono anche sul piano delle nascite. Molte donne non si fidano a far nascere una vita in questa condizione di scenario negativo. Ebbene, dicevo, tutto questo lo dico perché nel libro non è solo memoria di cui parlo, ci sono anche pagine del futuro. In particolare ci sono le pagine che riguardano opere d'arte che, nonostante gli straordinari sforzi fatti da questi funzionari dello Stato, in realtà
opere d'arte furono razziate e tante. Oggi, ancora oggi, 2014, sono ben 1653 le opere d'arte rubate e mai più tornate dall'Italia. Sono opere di capolavori, veramente farebbero la fortuna di musei. C'è per esempio, e qui inviterei Andrea a proiettare un 6 o 7 immagini che vi ho portato, tanto per avere un'idea. Ecco, per esempio, c'è la prima opera di Michelangelo Buonarroti, questo è il Fauno ridente, che se andate a leggere la biografia di Michelangelo nel Vasari, costituisce una svolta nella vita di Michelangelo, perché lui ha appena 18 anni, sta lavorando nel giardino a fare questa opera, quando un cacciatore di teste di Lorenzo dei Medici lo individua, vede che ha una mano felice, va da Lorenzo dei Medici e gli dice: guarda, sarebbe da portare nella squadra questo ragazzo. E Lorenzo va a vedere, vede la maschera, dice: che cosa stai rappresentando, ragazzo? Dice a Michelangelo, e lui dice: un fauno ridente. E Lorenzo gli controbatte: ma lo sai, ragazzo, sempre dandogli ma lo sai, ragazzo mio, che i fauni in genere erano di età avanzata e che in età avanzata si hanno problemi ai denti? Michelangelo li aveva fatti tutti i denti, no? E Michelangelo ha subito la risposta pronta, secondo il Vasari, gli dice: ma guardi, intanto l'opera è in formazione, lei torni la settimana prossima e la troverà finita. La settimana successiva, come vedete, dei colpi di martello hanno tolto sapientemente qualche dente. Ecco, questa era un'opera che dal Museo del Bargello di Firenze era stata portata nel castello di Poppi dei Conti Guidi, e lì, dopo aver superato 7 porte chiuse a chiave con una pistola puntata al custode alla tempia, lì un gruppo di tedeschi ha portato via questa prima opera, che viene il 22 agosto del 43, viene segnalata di passaggio al Brennero e mai più trovata. Vi ho fatto altre 6 o 7 immagini, Andrea puoi proseguire, solo per darvi un'idea. Queste, per esempio, queste 6-7 immagini vengono da un territorio confinante con le Marche, dalla Romagna, e come vedete Forlì, il palazzo di Paolucci De Calboli, questa Madonna di Van Cleve, avanti Andrea. Questo è il ritratto di Ludovico Ariosto, che addirittura il Gronau nel 33 è attribuito a Tiziano, addirittura, e che è stato rubato a Villa Cardella dalla collezione Oriani a Caso La Valsegna in provincia di Ravenna. Avanti, ritratto di Donna con liuto di Marchesi, 1490, Forlì, Pinacoteca Comunale. Avanti, violino di Antonio Stradivari. Erano una ventina di strumenti musicali rubati a fine gennaio 45 dal reparto nazista, contrassegnato dalla sigla Weitraz. Ebbene, per darvi un'idea, ho controllato su Aste, Christie's, Sotheby's, eccetera, i violini di Stradivari vengono venduti a 2,5 milioni di euro, per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando. Avanti, Giuseppe, la moglie di Putifarre. Avanti, il palazzo ancora di Forlì, qui 5 dipinti provenienti dalla collezione del conte Urbano Chiaramonte di Cesena, vennero requisiti dal comando tedesco per arredare la propria sede. Avanti, visita allo studio di Antonio Puccinelli, trafugato a Brisighella dalla Villa Ugolina, mi pare che siano finiti. Avanti Andrea. Ecco, quindi, come vi dicevo, non è solo memoria, è molto di futuro che c'è da fare. E per darvi un'idea di quanto sia attuale questa cosa qui, 2 mesi fa, sul treno che da Basilea porta a Monaco, alla frontiera, la polizia tedesca ferma un signore, successivamente identificato, come si dice nei verbali,
successivamente identificato come tale Cornelius Gurlitt di Monaco di Baviera, nella cui casa trovano in cantina 1500 opere, non denunciate, senza documento, eccetera. Il Cornelius deve essere interrogato dal procuratore il giorno dopo, ma nella notte un provvidenziale, non so per chi, infarto, lo ferma nella sua testimonianza e adesso stanno provvedendo a catalogare queste opere. E a me è capitato di mandare una lettera al ministro per dire mandi qualcuno, perché probabilmente ci sono molte di quelle opere, saranno provenienti dall'Italia. Quindi, come vedete, la guerra per l'arte continua anche nei giorni nostri. Anche in tempo di pace. Io direi di passare al secondo libro, che ha voglia di cambiare, dove insomma il rapporto con Futura diventa palese, perché questo viaggio da grande reporter, qual è Salvatore Giannella, lui è autore di interviste mitiche, poi se ce lo vorrà raccontare almeno due o tre alla fine della nostra chiacchierata, sarà interessante insomma cominciare con quella che racconta la storia giovanile di Giovanni Paolo, che lui insomma ha ricostruito molto bene, è stato uno dei suoi scoop giornalistici più noti. E la cosa che invece voglio dirvi è che in questo libro, che appunto già dal titolo si presenta come una sorta di tentativo di vedere dove andare a vedere modelli e situazioni che possono essere emblematiche per un cambiamento, alla fine insomma prima si parlava di Friburgo nell'incontro precedente, tu per esempio su questa città ti soffermi molto nel libro e ne individui le caratteristiche di modernità e soprattutto di proiezione futura. Te ne faccio scegliere una o due di città da raccontare, perché di più non riusciamo a fare nell'ora canonica che i nostri incontri debbono durare, però già scegliendone uno o due capiamo come è fatto tutto il libro e come questi casi vanno tutti letti, perché poi i libri vanno letti, noi ci limitiamo a presentarli, non è che una volta che i libri sono presentati qui sono dati per letti, i libri qui devono essere in qualche modo promossi, perché Futura fa questo e poi il resto va cercato nel resto del libro, però per invogliare, oltre che la voglia di cambiare, anche la voglia di leggere, vorrei che tu ci dessi col tuo intervento, per invogliare a conoscere tutte queste storie, raccontanecene qualcuna, magari quelle che riesci a sintetizzare nei tempi del nostro spazio di chiacchierata. Proverò a sintetizzare, partirò dagli animali. L'idea di voglia di cambiare mi viene dai 10 anni di direzione di Airone. Perché? Perché nel mondo animale, mi hanno insegnato gli etologi, è fondamentale l'emulazione. Cioè c'è un problema, qualcuno risolve il problema, nel giro di poco quella soluzione viene adottata da tutto il branco. Volete un esempio pratico? I macachi giapponesi sono quelle scimmie, sapete, col sedere rosso e con la... in genere vengono fotografate d'inverno nelle acque calde termali con la testa fuori perché stanno al caldo e la neve che gli piove sulla testa. Ecco, i macachi sono tra gli animali più studiati al mondo dai giapponesi, perché ce ne hanno pochi loro. E quindi oltre un secolo degli osservatori stanno lì a registrare minuziosamente i cambiamenti che avvengono nella loro quotidianità. Negli anni 50 a una macaca, la più anziana del gruppo, è capitato un tremore, un principio di come si chiama la malattia che ti fa... Parkinson, ecco, insomma, è capitato di prendere la patata di cui si nutriva come tutto il branco, sottraendola dalla terra mista a sabbia in cui la patata cresceva, e di perderla di mano, e quindi nel declivio di questa terra che affianca le terme, le acque termali, la patata ha cominciato a rotolare fino ad arrivare alle acque termali. Lei però, orgogliosamente, devo dire meno male,
perché ci ha regalato una bella lezione, lei con uno scatto si è avviata e ha afferrato la patata avvolta da terra e sabbia proprio mentre stava per inabissarsi, involontariamente l'ha pulita. Quando l'ha messa alla bocca, la patata era pulita, leggermente salata e un po' più calda. Cioè, avrete capito che qualcosa è cambiato nel giudizio su quell'alimento. Aveva inventato la patata lessa. Nel giro di pochi giorni, adesso Gino tu non te la prendere perché fai parte di questo sesso maschile, tutte le femmine del gruppo andavano a pucciare la patata. I maschi ci hanno messo qualche mese perché in genere si guarda con un certo sospetto a queste novità introdotte, almeno in cucina, insomma, no? dalle donne. Ecco, vedete che nel giro di poco i macachi hanno modificato la loro linea alimentare, perché quella era una soluzione che toglieva la terra, la sabbia, cose eccetera, e quindi figurati, da allora tutti i piccoli che sono nati vanno tutti a pucciare. Lo stesso si dica dei topi, quando ci sono i topi solutori e quelli non solutori. Ecco, il solutore, il topo solutore, insegna al piccolo a risolvere il problema. Se il piccolo, maledettamente, tu lo metti in una stanza con degli altri non solutori, il piccolo non ce la fa a risolvere il problema. Quindi l'emulazione è fondamentale. E l'uomo perché non fa dell'emulazione? Si diceva una volta la religione è l'oppio dei popoli. Io dico l'emulazione è il Viagra delle nazioni. Perché? Vedete un attimo, l'Italia perde ogni giorno 3, prima addirittura 4 vite di uomini e donne al lavoro. Cioè ogni sera 3-4 persone non tornano a casa perché sono morti sul campo di lavoro. Ebbene, io quando ho visto questo ho chiamato l'Organizzazione Mondiale del Lavoro a Ginevra e gli ho detto, ma scusi, ho detto al dirigente, ma nel resto del mondo come si comportano? Che dice, guardi, quelli che hanno azzerato le morti in fabbrica sono gli svedesi. Bene, allora andiamo a vedere come hanno fatto gli svedesi. E lì scopri questa tecnica dell'ombudsman, cioè in ogni posto di lavoro dove ci siano più di 5 lavoratori, c'è un'elezione per nominare l'ombudsman, che non vuol dire difensore civico scoperto, come lo traduciamo noi, vuol dire intermediario, mediatore tra i lavoratori e il datore di lavoro, con compiti ben precisi, chiari, forti, e questo comporta anche una pace sociale non indifferente. Ebbene, qual è il paradosso? Che quando arrivo a Stoccolma e chiedo di intervistare il presidente della Confindustria, mi viene detto, va bene, venga domani, il 1° settembre era, perché il dottor Grimaldi inaugura la nuova stagione lavorativa con una festa nella sua casa, sull'isola tal dei tali. Sono andato, io i pugliesi li conosco da lontano, hanno il culo basso, hanno un po' di tracagnotto, li conosco. Quando l'ho visto ho fatto finta di dire, ma lei viene dalla famiglia dei Grimaldi di Monaco, no? Dice no, dice vengo da Taranto. Da Taranto, dico, ma come? Taranto è la maglia nera nelle morti sul lavoro in Italia. Vengo in Svezia, nel paese del lavoro più sicuro, e trovo un tarantino presidente della giovane Confindustria. Cioè, avrete capito, ragazzi, che qui c'è qualcosa che non va. Io gliel'ho detto, ma dico, ma lei è mai andata a Taranto a raccontare questa formula con cui avete eliminato? E dice, no, io non sono più andato, sa, c'ho 2000 dipendenti, fa biciclette, è titolare dei marchi storici Bianchi e Legnano. E dice, io non ho più, però, dice, se vuole può farsi ambasciatore e andare in Puglia a dire che noi accettiamo qui una delegazione fatta dal governatore della Puglia, dagli impresari, da sindacalisti, dall'ANMIL, gli diamo l'ospitalità e facciamo vedere come funziona l'ombudsman. Ebbene, io avrete capito che mi sono precipitato a Bari,
presento il libro alla libreria Feltrinelli e soprattutto avviso il Corriere della Sera, dico, lancerò questa proposta che viene da Stoccolma. Infatti il giorno dopo c'è proposta sul lavoro sicuro da Stoccolma. Non c'è andato nessuno. Non c'è andato nessuno perché mi ha detto la giornalista del Corriere che ha chiamato l'addetto stampa di Vendola. E dice, ma come mai lì? Non, nessuna risposta, nessuna cosa. Dice, guardi, il presidente risponde solo a proposte che vengono da istituzioni pubbliche. Il giornale non è un'istituzione pubblica. Vabbè, e qui paghiamo lo scotto di avere questa comunicazione anche... in difficoltà, queste parole che sui giornali spesso sono, si trovano in difficoltà. Quindi la Svezia ha quasi azzerato le morti bianche. Con l'invenzione della corsia dinamica, la Spagna aveva eliminato gli ingorghi. Beh, questa è una cosa straordinaria che ho visto, cioè oltre alle due corsie tradizionali, quella per entrare a Madrid e quella per uscire la sera, c'è una terza corsia, fatta di tre corsie a sua volta, che viene adattata la mattina in entrata a rafforzare la corsia d'entrata, quindi diventano sei corsie. La sera, quando devono uscire 400.000 lavoratori da Madrid, in uscita si apre quella corsia dinamica solo per chi esce. Il sabato mattina, quando si va al mare, la corsia dinamica viene aperta in uscita, e la domenica sera in entrata. Capite che quando io ho visto questa cosa qui, in tutte le conferenze che ho tenuto in Lombardia, dove ogni mattina c'è il blocco sulle tangenziali, quelli che vengono da Bergamo, da Brescia, eccetera, e ogni sera c'è il blocco per quelli che tornano a Bergamo, a Brescia, come Feltri, come alcuni miei colleghi di lavoro, e a Bologna anche, lo dicevo anni fa, e dice, ma qualcuno dell'ANAS è mai stato lì a Madrid a vedere come hanno fatto a Barcellona mettendo dei sensori sotto l'asfalto in maniera che se becchi un semaforo verde lungo la diagonale e tieni i 50 km orari fissi ti prendi tutti i verdi della città. Cioè, qualcuno va a vedere queste cose, no? La conclusione è stata pronunciata da un assessore sottovoce, ci voleva come si chiama, la candid camera, ha detto, ma non pubblicamente, ha detto forse è una soluzione che costa poco. Ecco, e lì ho capito dove c'è un blocco forse. I danesi non hanno più l'incubo della precarietà, perché la loro flessicurezza, che viene indicata come modello da molti anni, ha permesso di avere il massimo delle mani libere per gli imprenditori, ma anche il massimo della sicurezza per i lavoratori che non trovano, che non hanno più la conferma del lavoro e che possono essere licenziati con 5 giorni di preavviso, ma per loro scatta l'ombrello dello Stato danese, che gli dà la possibilità di fare dei corsi di aggiornamento professionale nella materia in cui vuole eccellere, perché molti fanno dei lavori, ho scoperto in Danimarca, che non gliene frega niente di fare, perché si sono trovati un giorno a fare, che so, metti il bidello, oppure il ferroviere, oppure non so chi, e magari pensavano di fare il pittore o l'ingegnere. Ecco il governo danese fornisce dei corsi di aggiornamento professionale a chi ha perso il lavoro in maniera da diventare eccellente nella materia in cui lui voleva eccellere. Insomma, avrete capito come risolvere i problemi. Si può, la buona politica, io scrivevo nel 2007 in questo diario di viaggio, è soluzione dei problemi. I politici che ho incontrato in quel nord Europa che a me sembra la via di mezzo tra il capitalismo selvaggio e il turbocapitalismo, è un comunismo non efficiente, e quindi questi politici del nord Europa, io li ho trovati che hanno dei comportamenti che da noi si direbbe saggi, cioè uno, vanno in TV ad annunciare un progresso fatto, non che si farà,
Noi da noi c'è lì ogni sera qualcuno che ti dice stiamo studiando, ma che cazzo, intanto se studi... Ma perché noi parliamo a futuro, no? Cioè abbiamo il futuro come verbo nazionale, ma insomma. I futurologi guardano al futuro, i politici guardano al presente, devono lavorare, devono stare dalla mattina alla sera all'ufficio e invece vanno ne... Ma scusatemi un attimo, ma poi... sarà perché stanno venendo quei pochi capelli, mi stanno diventando bianchi, ma l'altra sera ho visto il giorno dopo che è stata smascherata la catena della macchina del fango, no? Tarcisio Bertone che dà il documento riservato alla Daniela Santanchè, che lo passa al suo compagno Sallusti, vice direttore, che lo passa a Feltri, che lo pubblica in maniera che Boffo si dimetta. Va bene? Catena del fango formidabile, ammessa anche, ammessa da Feltri al magistrato, dice me l'ha dato Sallusti, Sallusti dice me l'ha dato la Santanchè dice me l'ha dato Tarcisio Bertone. Hanno fatto fuori il direttore dell'Avvenire solo per qualche parola, che poi vi invito ad andare a vedere, erano parole di una civiltà, di un coso, diceva ma ragazzi diamoci da fare perché qui i risultati non si vedono, il paese aspetta dei risultati. Insomma, la sera prima c'è lo svelamento della catena del fango, la sera dopo vedo la Daniela Santanchè unica intervistata sui temi del momento in TV. Ma ragazzi, in Germania una cosa del genere non sarebbe mai potuta accadere. In Germania non si intervistano quelli che sono stati condannati per truffa o per falso o per spergiuro, eccetera. L'ordine dei giornalisti ha dato indicazioni che chi è stato condannato per queste cose qui non gli va data l'arma per sputtanare qualcuno, perché se sono stati condannati per truffa o per spergiuro o per cosa, è giusto che... Per cui delle cose, fra virgolette, normali, faticano ad attecchire in questo paese. E infatti il penultimo libro era quello delle mie interviste a Enzo Biagi, il quale negli ultimi anni della sua vita, nelle interviste che mi concedeva per oggi, che avevano sostituito la stanza di Montanelli, era la prima pagina di oggi, era diventata la sua, chiamiamola, benevola ossessione, cioè quella di garantire ai suoi nipoti, lui diceva la mia casa è una sezione dell'ONU, perché c'erano nipoti di tutte le parti del mondo, anche dalla ex Jugoslavia, di garantire a loro un paese normale, normale, un paese in cui, come in Svezia, nei 20 giorni in cui sono stato, dovete sapere, ho assistito a 4 dimissioni, una traumatica e le altre 3 no. Quella traumatica è la prima, c'era il governo di centrosinistra. Dovete sapere che lo tsunami che ha devastato la Thailandia, il più alto numero di morti l'ha fatto di pensionati svedesi, perché erano lì in un villaggio vacanza. 520 morti sono stati svedesi. Il ministro della protezione civile svedese non ha saputo organizzare al meglio i viaggi dei parenti e il ritorno delle salme, per cui è stato ferocemente attaccato dalla stampa e si è dimesso, e il Presidente del Consiglio a sua volta si è dimesso. Nuove elezioni, vince il centrodestra, passano 2-3 giorni, io avevo un fotografo, Tony Sica, italiano che si è trasferito a Stoccolma, ed era lui che mi accompagnava nei viaggi e poi mi traduceva, gli facevo leggere la prima pagina, mi traduceva questo indecifrabile svedese. No? C'erano dei titoloni del Landesblatt, la Repubblica svedese, tipo, mettiamo, Verboten, non so. Dico, e questo cos'è? Dimissioni, sì. Dimissioni. Passano 2 giorni dall'insediamento del nuovo governo, Verboten, questa cosa ha combinato, questa qui. Dice, no, ma non ti preoccupare, la ministra delle poste e telecomunicazioni ha fatto una fesseria. No, dimmi che cosa è successo. Dice, no, hanno scoperto che non pagava il canone TV. Vabbè, il Presidente del Consiglio prende atto delle dimissioni e nomina una nuova cosa, senza traumi, senza cosa. Passano altri 2-3 giorni,
di nuovo due colonne verboten. Dico, Toni, è questa qui? E dice, questa è la ministra del lavoro e della previdenza sociale. Insomma, l'ha combinato una marachella. La sua colf non le ha mai pagato i contributi. Vabbè, insomma, si sostituisce, dimissione. Infine l'ultima era la successora del ministro della protezione civile. Non moriva proprio visto. Questa devo dire che mi ha addolorato molto, Verboten. Cos'era? Si era dimessa perché un barista di Stoccolma aveva confessato a un giornalista che il sabato precedente aveva versato 14 bicchieri di vino alla ministra, che era andata lì a festeggiare non so che cosa, un compleanno. Il 14 bicchieri di vino che probabilmente lei si è concessa per un fine settimana comprensibilmente piacevole, magari era una festa o qualcosa, cioè, hanno indotto la società svedese a dire che il ministro della protezione civile deve mantenere i neuroni attivi sia il sabato sera sia la domenica, e quindi non poteva essere accettato questa caduta di stile e si è dimessa anche lei. 3 nel giro di 20 giorni. Me lo ricordo che era diventato l'incubo questo. Prendevo il giornale e dico, vediamo se si è dimesso un'altra. Ecco, quando pensate poi alle nostre storie, ecco la normalità, no? Pensate a un ministro come Scajola, no? Che toglie la scorta a uno come Biagi, di cui si sapeva che era minacciato, per darla a chi? Alla signora Matacena. Questa è la cosa, signori, che vi invito a riflettere. Cioè, non c'è bisogno delle grandi analisi politologiche. Per capire l'Italia bastano pochi dettagli. Cioè, si definisce Biagi un rompicoglione, gli si toglie la scorta e la si affida alla propria amante o giù di lì, non ho capito bene se è amante o qualcosa del genere. Capito? Ecco. E ovviamente lui era in lizza per tornare in carica, certo, mentre in Svezia sicuramente starebbe a fare un lavoro, quel lavoro che sa fare magari, eccetera, ma certamente non a fare il politico. Ecco. Abbiamo 10 minuti, ti chiederei insomma di finire con un po' di speranza, perché insomma ci hai descritto un'Europa che non raggiungeremo mai. Ieri sera Gaia della Loggia ha detto che siamo in un declino inarrestabile e che non c'è futuro per l'Italia, quindi insomma, senza darci nemmeno uno spiraglio. Da te vorrei invece che ci dicessi qualcosa che stai vedendo in giro per l'Italia che invece ti fanno sperare, qualcosa che ti fa sperare, che ti fa credere che tutto sommato poi gli italiani questa forza di rialzarsi l'hanno dimostrata in tante altre circostanze, forse anche in questa, dove vediamo il tunnel più nero che abbiamo visto in questi lunghi anni, decenni, insomma, di storia. Adesso il tunnel sembra non finire. Insomma, cerchiamo di capire se ci sono degli spiragli in questo buio. Beh, allora, io intanto direi che l'Italia io la vedo come un leopardo, cioè a macchia di leopardo. Intanto a me piace pensare che i 6,5 milioni di italiani che fanno volontariato avrebbero bisogno di un addetto alla comunicazione, perché molte cose l'Italia buona non riesce a farle passare perché non ha la comunicazione. E devo dire che il mio Giannella Channel, in questo, essendo io pensionato e essendo il mio blog del tutto disinteressato e accessibile come senza profitto, insomma, accessibile apertamente a tutti, ecco, io uno sguardo attento a questa realtà dell'Italia la do, e vi assicuro che ci sono molte, molte storie di italiani straordinari. L'altro giorno ero a pranzo con un imprenditore che non ha voluto dire il suo nome, ma che so, e per questo l'ho incontrato, essere alla base di tutti quegli episodi, sai, quando un sindaco dice no, quelli lì non devono mangiare perché non pagano i genitori, magari sono in,
sono in cassa integrazione da 5 mesi, da 6 mesi, non hanno ricevuto ancora lo stipendio. Ebbene, questo imprenditore si prende carico di tutte queste storie senza che nessuno, e mi ha chiesto di mantenere l'anonimato. Dice, perché mi sentirei sconfitto se venisse fuori il nome. Quindi volentieri la incontro, la cosa, eccetera. È Brianzolo, è un imprenditore piccolo, poi tra l'altro credo che avrà un fatturato molto piccolo. Ecco, dicevo, la comunicazione. Qui c'è proprio un problema drammatico dell'Italia. L'Italia ha una TV che racconta il verosimile, ma non ha, mi verrebbe da dire, se non pochi, giornali che aiutino a superare il gap educativo che abbiamo con le altre nazioni. L'agenzia di mia figlia, non a caso si chiama Mind the Gap, supera questo divario, ne parlavamo. È un gap educativo drammatico, perché in questo momento in cui la miniera della conoscenza si sta rivelando la chiave per riaffiorare, c'è bisogno di un'informazione barra formativa o formazione. E quindi ecco perché ti dico, io ti annuncio che sei vicino alle posizioni di Auger, se questo ti fa piacere. Ieri c'è detto la stessa cosa. Bene, ecco. Allora io ti dico, sono arrivato la settimana scorsa dall'Olanda sono andato a trovare un ingegnere che aveva fatto il MOSE olandese. 10 anni erano programmati, dopo 10 anni aveva consegnato le chiavi e aveva speso la somma stanziata. Attenzione, ha lavorato con l'alta e la bassa marea, cioè mi diceva, sì, era un po' fastidioso perché appena arrivava l'alta marea tutti i camion e così dovevano tornare indietro, poi fino al giorno dopo quando arrivava la bassa marea, ecco, avendo lavorato così ha consegnato le chiavi. E lì abbiamo riflettuto un attimo sul Mose veneziano, no? E mi ha detto, guardi, oggi la miniera dell'intelligenza è mettere insieme le cose. E mi ha fatto anche un episodio molto incredibile. Cioè mi ha detto, 3 secchi d'acqua, 2 etti di vitamine, 2 cose eccetera, l'ho preso da qualche parte, formano quel meraviglioso e unico organismo che è il corpo umano. Oggi mettere insieme le cose e sarà la fortuna di chi vuole emergere nella società moderna, che è fatta appunto di comunicazione, di connessione. E poi mi ha aggiunto, noi siamo abituati, dice, guardi, se a noi domani, nonostante la diga sullo Schelda, se a noi domani dovessero arrivare 2 milioni di profughi olandesi e li dovessimo trasferire in un'isola abbandonata del Borneo e voi ci venite a trovare dopo 25 anni, cosa credete di trovare da noi? Troverete università, cliniche, scuole, campi da tennis, eccetera. Non le faccio pensare a cosa trovereste se portiamo 2 milioni di italiani nella stessa isola. E io lì ho avuto uno scatto di orgoglio e le ho lasciato d'orgoglio e gli ho detto, senta, però lei ha a che fare con i nipoti di Leonardo, di Garibaldi, eccetera, che hanno delle risorse nascoste. Per esempio, gli ho detto, lei il 20 luglio del 69, quando l'uomo ha messo il piede sulla Luna, lei dov'era? Ah, ero nel bar, tal d'Italia. Ebbene, quando quello lì, Armstrong, dice, sto facendo un passo piccolo per me, ma grande per l'umanità, quello che gli parla da giù, che gli dice, dai pirla, non fare il pirla perché potresti farti male, eccetera, si chiama Rocco Petrone, era il direttore generale della NASA, era il figlio del vice brigadiere di Sasso di Castalda, in Basilicata, il che dimostra che si può passare nel giro di una sola generazione dai sassi di Matera ai sassi della Luna. Ma attenzione, Rocco ha studiato, Rocco è andato all'università, ha fatto il Politecnico, ha fatto ingegneria, si è specializzato in ingegneria spaziale, è stato assunto alla NASA e von Braun per lo sbarco sulla Luna ha detto voglio lui. Rocco era il direttore generale della più grande
organizzazione tecnologica mai messa in piedi nell'umanità. 500.000 persone hanno lavorato per lo sbarco sulla Luna. E lì l'ingegnere, devo dire, ha chiuso dicendo: va bene, ci troviamo a Cesenatico, perché ho scoperto che viene a fare le vacanze a Cesenatico. A quel punto è evidente che è finito a Terra Lucevina. Però, insomma, devo dire, ecco, però questa direi che è la mia conclusione. Cioè, io sono speranzoso, però speranzoso se ci rimettiamo a studiare. Noi abbiamo dimenticato gli studi, noi non studiamo più, non ci aggiorniamo più. Non sappiamo che il medico, se per 5 anni abbandona i libri, non sa più di che cosa sta parlando. Io vi invito a chiedere al medico, quando andate a fare la visita specialistica, a dire: lei da quanto tempo non prende un libro per aggiornarsi? Perché se dice più di 5 anni, fate finta di prendere tempo e cambiate medico. Perché è questo il mutamento rapido che sta avvenendo. Quindi quello che vi auguro e che ci auguriamo è un aggiornamento costante. La morte vi colga vivi su un libro, vi colga vivi mentre state progettando, pieni di progetti, e non vi colga, come spesso mi capita in giro per l'Italia, con giovani che sono già morti vaganti, perché non hanno speranza, non coltivano la loro passione che ci hanno dentro. In questo, devo dire, è il delitto più grande che abbiamo fatto noi della nostra generazione, aver spento la capacità di appassionarsi, la capacità di sognare. Ecco, se noi siamo in grado di riaccendere questo, e devo dire, le Marche sono in posizione straordinaria, perché vi ho detto i record, però ve le dovreste studiare queste cose. Appunto. Ecco, allora spero che dalle Marche... per noi. Spero che dalle Marche parta questo, così come è nato in Urbino la culla del Rinascimento, così che le Marche possano essere la culla del secondo Rinascimento.